L'amministrazione comunale ha dato atto all'allegato 8 del DPCM del 17 maggio, dove vengono un po' disciplinate le linee guida inerenti ai centri gioco per minori. Fino ad oggi, onestamente, nessuno si è occupato della fascia più debole, dei bambini, dei minori, dei bambini che comunque da marzo sono chiusi a casa anche davanti ad un computer. Quindi era importante anche accelerare i tempi rispetto all'erogazione dei contributi economici, e quindi l'amministrazione comunale oggi lancia un avviso pubblico dedicato a tutti gli enti del terzo settore, alle associazioni che comunque hanno come mission l'educazione e le attività ludiche dedicate ai bambini. Diamo la possibilità a loro di accreditarsi, e quindi rispettando quello che è disciplinato all'interno delle linee guida, ma che abbiamo un po', diciamo, riorganizzato in base alle esigenze del nostro territorio. Quindi ogni associazione, ente, istituzione che appunto si occupa di bambini può accreditarsi se ha i requisiti e corrispondenti appunto a queste linee guida, per poter poi ospitare i bambini che attraverso una graduatoria che faremo in un secondo momento il comune indicherà. Sono contenta e orgogliosa di aver accelerato i tempi, nel senso che 50.000 euro l'amministrazione comunale l'ha dedicato totalmente a questo tipo di iniziativa, considerando che il 15 giugno è la data d'inizio di queste attività, ma in realtà né a livello regionale, come insomma in alcune regioni è accaduto, e né a livello governativo abbiamo contezza del ristoro economico. Quindi, pur di dare delle risposte concrete e soprattutto veloci alle famiglie che in questo momento hanno anche questo tipo di difficoltà, 50.000 euro sono state destinate proprio per questo tipo di misura. Un'informazione molto importante che ci tengo insomma a trasmettere a tutte le associazioni, a tutti gli enti che desiderano e che hanno già cominciato anche a pubblicizzare centri estivi, centri gioco appunto per l'estate, che purtroppo non è possibile più ragionare come abbiamo fatto negli anni passati. Per poter organizzare questo tipo di attività è necessaria ed obbligatoria l'approvazione dell'amministrazione comunale. Quindi tutti i progetti, tutte le iniziative che si vogliono mettere in campo, come giusto che sia, devono però essere valutate e bisogna appunto valutare la coerenza alle linee guida proposte dal governo. Quindi ricordo a tutte le associazioni di mandare i progetti con tutti gli allegati richiesti appunto dalle linee guida specificate dall'articolo 8 del DPCM del 17 di maggio per poter ottenere l'approvazione.